C'è un problema. Che problema c'è? Pezzettino si vede un pezzettino del bianco di Luke. del bianco. Com'è possibile? Non lo so, Luke si non ha vede. bianco. No, Luke è è perché se lo nero. devo cliccare si Ma io vede sei nero. il pistolino. Sì, salve! Beh. Come va? Potrebbe Aspetta. esserlo, effettivamente non possiamo. Potrebbe esserlo, nessuno l'ha mai Fastidio, visto. no, Quindi fammi fare una non si sa. cosa. No, non dare fastidio a me, eh? Dai fastidio a Hangout. Fa schifo Hangout per fare queste cose, fa proprio schifo. T'ho sistemato comunque perché sono. C'è Ormai un sono po' pe... pratico. Lo sto facendo da un'ora e mezza. Eh Allora. sì, A ormai. A posto? A poster? poster? E Allora, abbiamo non fatto si era detto poco. niente Pokémon, E invece? e invece. Come Tra l'altro, poi abbiamo state? delle comunicazioni. Quando ci siete un po' di più, abbiamo delle comunicazioni per i prossimi giorni. No, Io non me li ricordo. Che. perché tanto non Ah, te ne frega cavolo, niente. potevamo Vabbè, chiamarlo Pokémon Rosso Valentino, è vero? ok. No, Nah, che no, brutto. troppo queste cose di Valentino. A me non me ne frega niente di San Poi Valentino, quindi. Valentino, chi è? Cioè, sanno fare i suoi. Lo stilista Valentino. Stilista, lo stilista Valentino. Allora, Morto bruciato riprendiamo pure qua da dove Valentino. eravamo. Che fastidio che non sono centrato. Adesso sono centrato. Adesso sei centrato. Sì, però sono storto in base allo schermo. Perché fa schifo in gatto. Non me ne frega niente, non ce la faccio, gioco così. Corn, io sono buono e non mi sono messo gli anelli da barba. Te lo dico. Ma ce li ho là, quindi stai attento a quello che fai. Hai Hai capito, Corn? Che è capito? successo? Eh? Buonasera, buonasera amici nella chat, come state? Bene. Non ho niente, oggi non ho niente nella barba. Io neanche ve lo dico, ragazzi. Sto Non va? muovendo il personaggio. Dai. Guardate. Guardate, non è che va tutte e due gli Devi cambiare analog. tastiera allora. Tastiera? Sì. Per Marco? forza. Che tastiera? Fammi vedere. Marco? Quanti problemi oggi, Marco? No, Strapool, sì, c'è stato uno prima di Strapool. Però ha vinto il sì, quindi. Io voglio giocare stasera. Ciao Ciao, sono Paolo. Guarda, Paolo. Marco, se Ciao vuoi, Paolo. questo è nuovo, te lo to. Come è nuovo? Aspetta. Fammi sistemare che adesso con un tocco del mago Marco. Beh, la fibra andare a 20 mega mi sembra un po' pochino. Perché non va più? Ho fatto i test. Andava. Brutto schifoso. Oh. Dai! Forza! Per favore, per favore! Niente, benvenuti nella live che no? Inutile. Per Esatto, non si gioca a Pokémon. favore! Pensavate, ma no. Torno sotto! Aspetta! E niente. Ma Ma facciamo allora, visto che io in verità odio Korn, facciamo uno straw poll per decidere se mi devo mettere gli anelli da barba adesso oppure no. vai! Vai! Lo fai tu o lo faccio io, No, Eliezer? fai tu, fai tu, fai tu. Aspetta. Cos'è si è aperto? Slow Cos'è? Che poll. cos'è? Gioco più adesso? Sì, ho ricominciato da un po'. Da inizio mese più o meno. Sì, comunque ci gioco. Da dove, Eliezer? Da qua? Non ho A mai fatto uno. strawpool.me slash me.me. Slash me. Qua, no, quello è punto com, ho sbagliato. Slash me. No, Recaio. Aspetta che devo sistemare. Ma sembra così, se le prove è ovvio, la lira è sempre così. Le prove vanno bene, quell'ufficiale va Neanche male. nello slot giusto, quindi si è rotto completamente. Comunque, intanto che Mark litiga col joypad, diciamo quelle due cose. Innanzitutto, me venerdì sera, diciamo già adesso. Useremo il server di PUBG, quindi chi da PUBG, Io sono caso triste, se vuole ragazzi. Corno, partecipare, partecipi, ovviamente non lasceremo aperto la voce. capito, Corno, stai zitto! Ma tu ascolti ancora Korn? Ma poi dove ha scritto? Guarda, se adesso mi ha scritto che devo riavviare, lo sto già facendo e gli spacco la faccia. Sto riavviando, aspetta. Sono in triloquo, perché? Poi, Liezar, controlli No, lì. perché sei sempre quel solito ritardo, te, Controlli lì spero. in chat.
Lo devi vediamo anche noi in copiare la... ritardo di Liezar, quindi non No, posso farci mi sa niente, che c'è un errore, sai? Di che? passamelo. Mi dà errore. No, ma mi dà errore. We apologize, but Sei we venerdì, Marco. unexpected Marco, error venerdì sera. occur. E adesso siamo bloccati, ve lo dico io prima che impazzite. Aspetta un attimo. Niente. Non corna mia. È normale, dicono. Non lo No, ho scritto io. so. Ah, ok. Bene. Lizar, non va. Non va. Lei punto meno slash, aspetta. Qua, da qua devi farlo. Ah, perché ero su HTTPS. Mi sa. Posto. Mi sono un po' triste, amici. Andreotti sarebbe fiero di me. Allora, qua mi sono perso. Dove stavo andando? Vabbè, apriamo la porta. Oh, ok, siamo ritornati. Ok, Eccoci. allora, dopo quella cosa lì appunto di Pug, e poi diciamo, la buttiamo lì, non è detto, però meglio avvisarvi anche prima. Sabato pomeriggio è probabile, ma non è sicuro al 100%, questo già lo diciamo subito, potrebbe tornare Sea of Thieves, L'easter egg quindi c'era in teoria, ma mi sa che. mi Nuovo raccomando, siateci. poll. Ho il file Tanto senza votate lo easter straw egg, poll. ma adesso non lo cambio, raga. Quindi Oh, venerdì Gary! sera, Che non è come si chiama? Venerdì Gary, è sera Pug e Dance. sabato in caso Sea of Thieves. Ciao, Sere! Ciao Serenina. Dai, metti. No, Sere, perché so che Ma che è non ti lo straw piacciono poll di che? gli anelli. Scusate, cos'è lo straw poll? Se mi devo devo mettere gli mandare anelli da Charizard. barba Ah, oppure che no, perché cazzo. fanculo corno. Allora, siamo Non me pronti? lo dava. Salviamo. Salvini. Siete pronti? Siete Io voto no, sono pronti? una persona triste. Vediamo quanti non va bene. Vai. Dai. Sì, Sea of Thieves Adesso. potrebbe tornare sabato perché c'è la vita nel weekend. Senti che musica. Ah, lo straw poll c'è, ma in particolare. Sì, lo straw poll. L'easter egg c'è, ma è piccolo. Ah, è molto particolare. Allora non l'ho visto, Luke, perché ho provato a guardarlo anche prima, non c'era, credevo di aver. Non vedo niente. Ma cosa? Ci Aspetta. dovrebbe essere un easter egg nell'HUD. Allora, Un pigio easter egg occhio. nell'HUD? Dovete trovarlo perché io non lo so, non lo so neanche io. Così mi aiutate anche a cercarlo, io Questo non lo lo so. sguardo. Non so se è un open Lancio beta. fiamme. Dai, dai. Potrebbe essere un open beta, se ne parlava. Alla fine manca Mamma un mia, mese, quindi potrebbe Charizard. essere Ma veramente un che open beta. abbandoni, Charizard. Guarda che uomo, Charizard. Che uomo. Che non è un uomo. Ho il fermaglino nel braccialetto del braccio, sembra un braccialetto, ma non è. Quanti punti? Blastoise, eh sì che cambio qua. Malgolteon, proviamoci, anche se ce lo Dai, distruggerà. non è Ti puoi vero, rifare da Marco. sub con Malgolteon, premio da telefono? Sì, solo se entri però da browser, non Esatto, dall'applicazione. non dall'applicazione di Io Twitch. lo paralizzerei. Cambia 456. Mamma mia. Rupert Rupert Ciamenna. Ciamenna, grazie mille, Grazie Rupert. 4,56 euro. Dice buonasera, vi 456. dono questi quattro spicci che sono rimasti dopo il concerto dei Metallica. Mamma mia, volevo andarci anch'io. Grazie di tutto, vi si vuole bene. Grazie Beh, mille, grazie di cuore. com'era? È stato Cosa? fico? È il Ah, il concerto di concerto. Metallica. Tra l'altro Volevo ricordatevi se andarci anch'io. Ma siete con quanto Prime di poco gli ho rinnovare la tolto. mano, perché sennò non ve lo Quanto rinnova poco gli mai. ho tolto, E anche se perdete sono la gratisano. Strux. Esatto, non perdete la No, Strux. perché poi ci dispiace. Esatto. Allora, magari con un turbo sabbia, oltre al... Niente, sono morto, a posto così. E Dicevi Marco, magari niente, con. ha 90 livelli più di me. sarà quello forse. Proviamo Esprit a sto punto. Questo è al 40. Perché inseguimento? Maledetto... Lo so, Sere, ho sentito che hanno suonato una canzone di Vasco Rossi, Metallica. Io non Che so. erano in Italia e basta. Penso di sì. Ehi, Sono underlivellato. Ciuchino! Grazie In mille. confronto Per a 28 28 mesi, mesi di sub. madonna. Mamma mia. Grazie mille. Salve Paura, ragazze! Sono tornato! Grazie. Grazie mille. Allora, Esprit io. 1800 punti e livello 35, fortissimo Qualcuno Esprit. mi ha mandato un messaggio. Sarà Serena che mi dice se ci provi. Growlithe. No, invece no. Troppo. Mi dice ti abbraccio. A piene. Tararara. So che mi abbracci anche se mi metto ora gli anelli da barba.
Attenzione. È andato via. E vado, sono andato a prenderli. Aspetta che c'è un Growlithe che non vorrei. Andrea Brambilla, non ho urlato, mi spiace deluderti, ma no. Abbassa il volume della live. Allora. Ah, tra l'altro il video per i sub è già quasi pronto, eh. Probabilmente entro un paio di settimane potrebbe arrivare. Yes. Eccomi qua. Tra l'altro oggi abbiamo registrato un video strafigo. Posso anche scegliere, tra l'altro. Proviamo a scegliere tra quelli lunghi e quelli un po' più corti, piccolini. Liezar, scegli tu. Quelli... non li vedo. Adesso te li faccio vedere. Ah no, ma li posso vedere da in gauto, giusto? Infatti, guarda li da in gauto. Allora, abbiamo questi. Pugno sbagliato. Un po' più... Aspetta che faccio la makeup artist. Ok? Ok, e poi? Che non si vede, ecco questi, okay. Così, ma tanto poi nella webcam piccolino non si vede niente, vedrà nulla. Oppure questi che sono proprio volo, tranquilli, quindi. Tranquilli, no, metterei gli altri. Li levo poco, però che cavolo, se vogliamo fare una cosa la facciamo bene. C'hai ragione, c'hai proprio ragione. Le schiocchi arriva a breve, al prossimo 1.300 mesi e ci pone nuova tavola. Grazie mille, saluto. Li ho comprati da Etsy, mi pare. Non da mi ricordo esattamente dove. Grazie mille a tutti e a tutti quanti, amici, davvero grazie mille. Così, per la gente che... Ma quando chiede... nuovo Worms? Domani? Sì, l'ho detto, guarda, l'ho detto che non... arriva. Con per tutta la gente che chiede... Sarà una modalità nuova, tra metterli? Così. Così. Adesso vedrete il tutorial in diretta. Infili la barba dentro. Esatto. Quindi, questo è... filo interdentale, perché serve un filo... cioè, facile da ritrovare, è abbastanza... Ah, va bene, sì, ma okay. Adesso non... Cioè, prendo così... una ciocca della barba. Magari questa è un po' troppo piccola. C'è una vita che non li metto. Oggi sono in vena di spoiler. Settimana prossima c'è Fortnite. Attenzione. Con Ciccio, come avevamo già detto. Sì. Abbiamo già registrato oggi, è venuto a fare una partita splendida, tra l'altro. E ritorna finalmente la sfida di Mark. Yes. Frana è nel tunnel roccioso. Vale, volevo batterlo con pigiama per farlo salire di livello, ma me l'ha shottato. Non credo sia quello l'easter egg. Non penso proprio. Lollausen. No, non credo. Ormai usiamoli tutti. Che perché è piccolino, quello è abbastanza. Cioè. Io non ho idea di quale potrebbe essere il. No, non lo so. E Uber, 4 mesi, grazie. Oh, mille. Brutto colpo. Gentilissimo. Busta è lì che vi chiesto, no, se farlo. Busta cacca, ragazzi. Però busta cacca mi suona male. Busta di cacca è più bello. Quanto lunga la barba? Eri tu, Uber. Purtroppo grazie. Bisogna entrare da browser, da cellulare, anche un casino. Twitch. L'ultima volta che mi sono messo una cosa finiva qua, la barba. Quindi, ok. Scossa? Quindi. È una scossa. Va bene. Ha mandato Lapras, è vero. C'è Medma. Come lo chiamiamo Lapras? Lapras, come lo possiamo chiamare? Potremmo anche usarlo. Aspetta, che ho qualcosa dei denti, non riesco a vedere. Troppo piccolo. C'è aspetta. Ma può essere, no, sai? Non che lo vedo neanche io in questa risoluzione. Lapras subito in squadra al posto di truppo. Dico. Si può fare? No, non lo possiamo fare. Come lo... Capras, Capras? Perché Giorgia? Antonio? Che? Herpes? No. Herpes la fra? Sì, lo so che devo livellarlo. E voilà. Chupalapras mi piace, però. Chupalapras è carino. Chupalapras mi piace. Chupalapras. Ci sta, vediamo un po'. Chupalapras. Vedi se ci sta. Sì, credo che sì. E il primo è andato? Poi bisognerebbe metterlo un po' meglio. Sì, per la fine della live li mette tutti. Non ci sta. No, ciupa. Per una lettera. La. Pra. Ciupa. La. Che palle. No, però. No, non ci sta. Niente, però è una bella idea. Cacchio. Ma basta, non c'è questo. Lapras ripara. Lapras sostituisce. Potrei chiamarlo Lapras ripara. La capra. Dottor Lapras. Labras.
Alessia Merz dice Paolo. Canotto. E Palabras mi intriga. Marco Masini. Palabras mi intriga. Vai, metti quello. La Palmas. Grazie mille, Fumo. Grazie, 74. Fumo 74. La Palmas. La Palmas. La Palmas. Palmas. Dai. Abbiamo fatto una live su Giorgia Palma. La Palmas, ragazzi. Anche Gialapras era carino. Ma non credo ci stia Gialapras. No, non penso. No, Gialapras non ci sta. No, Gialapras, solo già sì. Anche Gialapras mi piace, amici. Vediamo se ci sta. Gialapras, sì, ci sta. Ma anche Gialapras, comunque. Vertiel, 28 mesi pure lui. Madonna, grazie. Per ora sono sempre in meno live, però 28. Salve, grazie, ragazzi. Grazie, Vertiel. Grazie, Vertiel. Grazie mille. Gialapras? Ma è 2P, c'ha la Gialapras. Sì, c'ha la 2P. C'ha 2P, sì. Gialapras, sì. Sì. Metti 2P, ci stanno anche 2P. Cosa ho messo là? Perché sono stupido? Non lo so, Marco. Perché sei stupido? Ah, questo dovrebbe essere. Cosa metteranno anche un badge per i 3 anni poi su Twitch? Mamma, perché sono stupido? Sono sicuro non è colpa sua. Non mi risponde. Già, ha detto qualcosa, non ho sentito. C'ho le cuffie, non sento. A posto! Il signor Marco, il signor Carlo e il signor non mi ricordo come si chiama l'altro. Era Carlo, Marco. Era Carlo, Marco e... Oddio. Porca miseria. Non erano due Marco? No, due Marco. No, Giorgio. C'era Giorgio, Marco e Carlo. Sa Gabriele, l'abbiamo già detto, probabilmente lo facciamo sabato. Se riusciamo sabato pomeriggio live su Sea of Thieves. Sarà probabilmente qual è l'altra si beta, può curare proprio qua in zona? Non ci si può curare, io sono bloccato. Mentre venerdì sera, ricordatevi pubblico il server. Quindi chi ha il gioco. Probabilmente le lasciamo aperte tutte e due le partite, quindi volete giocare tutti. Beh, faccio lo sburone. Sa che userò tutte le rivitalizzanti, eccetera, per sistemarli. C'è il letto di fianco la tipa? A parte che tipa con me non lo dici. C'è una tipa, l'ha scritto tipa, guarda, che fastidio. Vedi? No, l'avevo trovata nella scorsa puntata, se vi ricordate. Il problema è che vai, non mi ricordo dove si trova. Sarà qua in zona, non lo so. Non penso siano così balordi da non fartelo trovare in zona. Non so se è un open beta, Kalian. Credo di sì. Perché poi credo che sia l'ultima prima dell'uscita del gioco. Beh, io comunque ho comprato il gioco. Chi è che sì, noi ce l'abbiamo. Chatta, 3 euro, Chatta. Grazie. Grazie. Ormai vi ho dato ogni live di Pokémon, soprattutto oggi, visto che domani ho un esame, sto passando a San Valentino con voi invece che con il mio ragazzo a casa del studio. Ah. No, mi dispiace. Un bacione, però grazie. Dai, bene l'esame, dai. Grazie mille, però almeno stai studiando, bene. Dai. Non ho letto chi è il Pokémon, metto a fiducia Esprit. A fiducia. Tutto questo comunque Serena è scappata, perché mi ha visto... Ha fatto bene. Beh, non l'ho letto, hai fatto troppo veloce. Dai che Esprit non ci delude mai. Tranne forse questa volta, no, colpi subiti due. Guarda che speriamo in un brutto colpo. Ah, Marowak, bello Marowak. Tentenna, bravo Esprit. Vai Esprit! Ragazzi. Ma Esprit è Pokémon più forte, Pokémon RBRT main. RBRT7, 5 mesi, grazie mille. Passo questa sera di San Valentino con grazie. Ho detto tutto. Quanta gente passa San Valentino. Serata, allora, qua c'è Giovanni. Io posso tornare indietro. Se mi ricordo dov'era la signorina... La signorina dove poteva essere? Fa caccare a... Proprio tanto fa caccare questo, lo tolgo subito. Bene così, restiamo con questi due. L'ho trovata. Non mi ricorderò mai la strada per tornare, ma l'ho trovata. Beh, serio? Mamma mia, Esprit, ragazzi. Esprit, si chiama Esprit. Lo sapevo che era una scelta giusta.
Ah, nella prossima serie avremo un Esprit anche lì, eh. Che sarà diverso da Raticate, chiaramente, ma avremo un Esprit anche lì. Deciderete voi magari con il nostro poll quale. Era qua? Era qua, mi sa, sì. Ah, vedi, arrabbiati. Giusto. Dicono che c'hai l'apri porte. E lo... beh, lo so. L'apri scatola. Puoi aprire le porte, immagino. Ma l'ho già fatto. Dove... già fatto, non lo so. Ma no, ma non sono tornato indietro per curarmi. Per Sikioto, non per... vogliono Oroti. C'è un... no. Un cappellone. No. No. Beh, Tangela. C'è Tangela. Effettivamente... ma io voglio Esprit in squadra. Però anche un Oroti. Dai che c'è Giovanni. Tangela. Tangela ci sta bene. È un po' inutile come Pokémon, però. Vieni qua, Giovanni. Sì, un po' sì. Giovanni, ti spacco la faccia, Giovanni. Ti tiro un pugno nella faccia, Marco, Giovanni. Però stai calmo. Ti tiro un po' i denti, Giovanni. Marco, stai calmo, però. Ma poi cos'è? È corvo quello lì. Lui è corvo, ragazzi. Palesemente corvo. Riuscite ancora ad avere voglia di fare due live al giorno? Certo. Io ne farei voglia. Più. Corn, 17 mesi. Io farei anche più ore di live. Non lo so. A me le live piacciono. Quelli che ti prendono via più tempo sono i video. Grazie, Corn, infatti. Sì, e molto più tempo. E Pathfinder era un problema perché era fine settimana, che era l'unico momento, esatto, in cui possiamo fare i fatti. Però in realtà il resto del giorno, però, anche 4 ore di live le farei, no, tranquillamente, infatti, tutti i giorni. Poi capitano i giorni che stai male, vabbè, e magari sei meno in forma, però sei anche giù di la morale, voglia c'è. Però... la voglia c'è sempre. Io non mi ricordo cosa super efficace contro di lui farei attacco d'ala. Luzzottri! Grazie mille. Per festeggiare con una bottina, sapete come muore un pino? Di diabete. No, diabete. Diabete, scusa. No, ragazzi. Va bene. Ragazzi. Torvogliamo. Ma siccome siamo contro Giovanni... oggi pensate di fino alla solita ora, magari... Molino Nidorino è bello, capo. Vediamo. Io morirò di fame, probabilmente. Ma doppia sub, Barocco, 91, 9 mesi e Calavera. Grazie a tutti. L'ho sbagliato, ero, stavo leggendo, ho ripremuto lanciapiano. Vorrei batterlo comunque. Non vedo l'ora di vedervi tutti su Sea of Thieves. Anche io non vedo l'ora di rivedermi. Praticamente ho rovinato la battuta. Si può giocare solo 4 alla volta, purtroppo. Kangaskhan. Chi posso mettere contro Kangaskhan, amici in chat? Ditemelo, che non mi ricordo. Non ho idea. Non so. Gyarados è sempre forte contro tutti, potrebbe provare truppo. Loganelli, sei molto gentile. Molli. Va bene. È un po' che lo devo allenargli un po', che li ho presi recentemente. Ma me ne sono accorto adesso, ma si chiamava Busta Cacca anche prima, il Molli? Sì, lo avevo chiamato mentre voi facevate gli Star Call per andarmi contro, come ribellione mia personale. Va bene, va bene, ragazzi. Però quanto mi ha tolto, mi ha anche fatto tentennare, mortacci su... ragazzi. È troppo sottolivellato... il signor Bustacacca. Sì. Forse perché si chiama così. Fa il suo miseria di danno, però. Ragazzi, incredibile. Madonna, ce l'abbiamo che danno. Ce l'abbiamo fatta, grandi molli. I Bustacacca, chiedo scusa. Dai, che sale anche al 29. Oddio, buono. Davide ci ha litigato prima a 10 minuti in live. Sì, infatti. Sì, Davide, lasciamo perdere, va. Giovanni sarà Nidoqueen. Vabbè, ormai uso Busta Cacca finché non si rompe completamente. E lo butto via dopo. Ma io li voglio, anch'io voglio Nidoqueen e Nidoking. Solo che ormai la serie è già andata. Catturali tutti! Non so. Ma nella prossima serie vedrò di farli. Io proverei Maljolteon, così anche lui proviamo a fare un po' di casino. Allora, tuono onda subito. Che non ha effetto, è vero. Porca vacca. È vero. Abbandoniamo sto Charizard. La prossima puntata faremo il... no, non ha effetto. Perché l'ho messo? Non ha effetto? Non mi ricordavo che non ha effetto. Io mi ricordo... allora, Nidoqueen e Nidoking... ho sempre sta cosa in testa che sono di tipo normale. E invece non è vero. Sono terra. Ah, anche io pensavo sono normale. Sì, anch'io. Infatti ero convinto. Vabbè, okay, abbiamo insomma tutto. Io so praticamente niente di... no, ma anch'io io sulle debolezze faccio schifo e si vede in live, infatti mi suggerisco a loro perché faccio proprio schifo. Gioco proprio perché mi piace giocarci, ma non sono buono. Dai, super efficace, gli ho tolto così poco. Comunque ha vinto sì, quindi mi piace Pierre, ma ti devo bannare. Per cosa? Per lo stropool, come so prima, era sì, è assolutamente sì, quindi sicuramente ha vinto sì. Sono abbastanza sicuro di sì.
Sono terra veleno. Un secondo. The fuck. Mi sa che. Guarda, per essere io tutto livellati ce la stiamo cavando bene. Ciao Debs. Abbiamo confuso e forse gli diamo un colpo di grazia. Non riesco a donare. E c'è il link sotto in descrizione. Poi non so, probabilmente è il metodo che usi che non va. Esatto. Usate PayPal. Perché era super efficace. Andava bene anche era di drago, comunque avete ragione. O al massimo se proprio non riuscite, fatelo con i bits. Abbiamo battuto, ragazzi. Che forza che sì. Sì. Esatto, oppure il link. Devo andare, ma ritornerò perché sarà poi alla palestra, io lo so già. Easter egg non si è ancora capito. No. Luke entro fine live magari dicono perché sono curioso. Infatti, sono stracurioso. E nessuno lo scopre. Tra l'altro la Master Ball che useremo per YouTube, penso. O Zapdos. È troppo banale prendere Zapdos. YouTube con la Master. Prendiamo Zapdos. Prendigli un Rattata. Ma no, abbiamo Esper. Allora, prendi un Magikarp con la Master. Ma c'abbiamo anche Truppo. Ma che palle, vero? Prendi un Caterpie, allora. Ma dobbiamo dare l'addio a Truppo? Ma poi Truppo cos'è che faceva di attacco? C'aveva Surf? Ah, ti declina la carta. Quello allora non sappiamo. Non dipende di certo da noi. No. Amici, dobbiamo dare via... Dobbiamo andare via? Non lo voglio... Ma mi dispiace, Truppo. È Truppo? Sì, un Pokémon d'acqua. Però se vogliamo già Lapras... Sì. Ma se lo riprenderai. Ovviamente la Master bene, solo per Mewtwo. Cioè. Sì, no, io in genere la usavo per Mewtwo, però... Io un Caterpie lo prenderei con la Master. In verità io con la Master Ball, la prima run che ho fatto, ci ho preso... Come merda si ma chiama? Ma allora, ragazzi, vedo troppo divisione. Fai lo Stropol. Per cosa? Per la Master Ball? Ah, no. Truppo o la Gyarados? Troppo. Perché sto vedendo tanta gente che si era affezionata a Truppo. Cosa tenere? Ah, in caso vince Gyarados. Truppo e Gyarados. In caso vinca Truppo, Gyarados io lo vorrei mettere comunque in squadra. Però come? Vai. Avete poco. Sì, no, dovete far veloce, non possiamo stare qua tanto. Quindi aspetta adesso. Poco tempo. No, stavo dicendo, io la Master l'ho utilizzata su... come si chiama? Non Chansey? No, sì, forse Chansey. Quello dei centri Pokémon. Il Pokémon infermiera. Dovrebbe essere... Chansey, sì. Avete fino alle mezze, avete 2 minuti. Non riuscivo mai a catturarla, Mewtwo l'ho preso con un'altra Pokéball. Una bella sfida. Ma è 50-50 adesso, Dai. No, allora, comunque, uno dei due rimarrà nel Pokédex. Sì, ma stai zitto, Davide. Pokébox. Ma io l'ho scritto giusto, Gyarados. Gyarados. Mi sta venendo il dubbio, aspetta un attimo. È equilibratissimo. Mr. Mosby, grazie. Sì, l'ho scritto giusto. Scossa? No, come Mr. Mosby? Scossa? Va bene. Nonostante vi sono tanti nuova donazione. Ah, ecco, vedi che sei riuscito, ce l'hai fatto. Grazie mille e anche grazie a... E anche The Flex, 9 mesi. Per 9 mesi. Buon mercoledì delle cene. Ricordati che c'è su Icon dopo la Lega. Dopo la Lega io non mi ricordo più niente di sto gioco, quindi... Avete ancora pochi secondi, vediamo un po'. Ma poi non lo so, io pensavo quasi dopo la Lega di cambiare Pokémon. C'è bisogno che facciamo il completismo delle balle, cioè... L'obiettivo è battere la Lega, poi... Non è che sto giocando per i fatti miei che voglio fare tutto, cioè... Possiamo avete 30 anche partire secondi con un altro Pokémon. Con un'altra serie, secondo me, ci potrebbe stare. È inutile fare appunto i completini. Attenzione, 50-50. 30 secondi per votare, poi io stoppo. 20 secondi. Sì, però così siamo pari, ragazzi. Infatti, voglio vedere... È incredibile, comunque, sempre così le votazioni. È incredibile. 50-50. Sì. Io non sto guardando. 10 secondi, io sto guardando proprio appena scatta, io guardo. 5, 4, 3... Grazie, Debs. 2, 1, ora. Vince Gyarados per 5 voti. Porca vacca, amici. 188 a 190. Death and Brother, 4 mesi, grazie mille. Grazie anche a te. Grazie Death and Brother. Mi si bugga il count, mi segnava su solo un mese. La produzione... No, beh, adesso sei a 4. La produzione mi caricano, se siete sempre momenti un po' bellini. Grazie. Chi è che ha? Ah no, giusto. Ah, era anche Debs, non l'avevo ringraziato. Scusa, sì, l'ho ringraziato io, Debs. L'ho ringraziato io.
Mi ricordo che dovevo rinnovare. Non ricordate, amici, che dovete rinnovare. Dite addio al nostro Luke, preparati a rifare la grafica, poverino. Sì, Luke, butta via tutto. Ciao truppo. È stato un piacere. Ma io volevo togliere il pigiama, fa schifo. Vabbè. E viene con noi Jalapras. Mi spiace che aveva votato truppo. Avete deciso votazione. Voi, ragazzi. Validato, due mesi, grazie mille per essere tornato da noi. Eh sì. Gentilissimo. Fammi vedere che come è messo. Allora, il nostro caro Jalapras. Truppo perso per il nome, probabile. Era bellissimo. Probabile. Nebbia, colpo scontro, stordiraggio, ultimo canto. E provate a dire due Pokémon d'acqua. Ma due d'acqua è veramente... No? Pigiama è comodo perché poi ha volo. Vabbè che poi dà la Charizard, non volo. Vabbè, un po' sprecato Charizard, effettivamente. Charizard volo. Allora, io Lapras ho avuto molto di più Gyarados rispetto a Lapras nelle mie run, quindi va bene tenere Lapras per me. Però l'avete deciso voi, ragazzi. Ah, comunque, sì, probabilmente l'easter egg è quello lì che hanno detto in chat. E acqua ghiaccio Lapras, no? O è solo ghiaccio? Sì, c'è il dente rotto, sembra. Dente sopra è rotto. Non è acqua ghiaccio Lapras, infatti, acqua ghiaccio. Sì, acqua ghiaccio. Dovrebbe essere quello lì, easter egg, però... Gyarados sposare volo, a posto, via pigiama. Gyarados sposare volo? L'hanno detto, cosa? io mi fido. Come fa a volare un drago? Vabbè, un drago. Un drago effettivamente, confermatemelo e prova. Ma è il più scarso, è il più scarso. Ce l'hai già volo? No, dovevo andarlo a prendere forse dalla signorina. C'era non una è signorina. Vero mai, no, infatti stavo dicendo no. Allora infatti, cosa dite? Strano che potesse cosa andare. Dite? Mi prendono in giro. Comunque c'era la signorina che dava volo, che non mi ricordo dove si trova. Le ali mica vola Gyarados. Mentre Charizard. A parte che ci sono dei casi di Pokémon che fanno cose che non dovrebbero fare. Però... Sì, lo so. Beh, effettivamente tipo... Pikachu. Vabbè, Pikachu può usare Surf, la coda, fai. La coda. No, però effettivamente è strano che possa usare Surf. Pikachu, tra l'altro, è un Pokémon di fulmine nell'acqua. Mark, lo hai volo controlla. Ma sono veramente così stordito che non mi ricordo di aver preso volo. Meno male che ci siete voi, guarda. Perché io poi live. Ma non ce l'ho. Non dite cagate. Sì che può. Allora, qualcuno dice può, altri dicono non può. Controllate in adesso andate su Wikipedia e vi controllate. Allora. È possibile questa incongruenza ogni volta. È a sinistra di Azzurropoli, lo so. Però qua dicevano che l'avevo già preso, ma non è vero. Dite bugie, mi prendete in giro. Infatti Litterrelian. Duelian. Sì, è a sinistra, ragazzi. Lo so. Adesso andiamo. Cioè, non mi ricordo dov'è il posto preciso, ma mi ricordo che è Azzurropoli. Azzurro volevile volume. Sparano cagate, ragazzi. Ma intanto usciamo da sto posto che non c'è bisogno questo qua comunque per cambiare Gerrit. Chi è? Non ho visto, chi è? Ventu, 10 mesi. 10 mesi. Buon San Valentino a noi, grazie per Mokappa. No, giustamente. MN non ne vedo, però effettivamente. Però non puoi provare neanche uno. Ah no, è surf, cascata, idrovampata, no non c'è volo. Ma infatti anch'io mi ricordavo di poi surf, cascata, perché non considerato MT? Perché sì, lo però erano. MN, sono... Ah no, vabbè che più avanti è diverso, mi sa. Beh, bisogna vedere anche che Pokémon segna qua. Fammi salvare. Infatti, hanno bussato. Gino Pippo e Pinoli, grazie mille. Gino Pippo e Pinoli. Grazie. Bel nome. Comunque, come dicevano in chat, infatti, Nidoking e Nidoqueen sono terra veleno, ma possono fare surf. Quindi. Per dire. Esatto, Korn. Allora. Alleniamoci subito già Lapras, a questo punto ce lo teniamo qua bello tranquillo. No, comunque non... Non può. Oh, Yahoo Answer risponde. Non può. No, ma non può, ragazzi, non può. Non può. A posto così. No, non lo imparo. Ma io avrei una bici, se non mi ricordo male, esatto. Che va più lenta quasi di quando corri, ma vabbè. Beh, pigiama verrà sostituito da Mewtwo in caso futuro. Che bello. Vi ricordo, anzi, che ho Mewtwo, uno Snorlax nel Pokédex, quindi comunque, insomma. Che ne abbiamo trovato un altro, tra l'altro, qua.
Dov'era Volo, la casa? Aspetta, era qua da queste parti? Giustamente Loganelli dice lui è di tipo normale, fa surf. Vedi? Eh sì. Dov'era Volo? Aspetta. Chi mi ricorderà tutto a sinistra, ma... Rinomina Charizard. No, Charizard magari lasciamo... Vabbè che in realtà adesso è vero, potresti anche rinominarlo. Nella casa dopo più. Taglio. Non mi ricordo più niente. Sì, Zygmunt. È un po' un casino la Wikipedia comunque, di poco. Mi sa era sotto, però. Mi sa era sotto. Dove è stato Taglio? Ma Taglio è sotto, mi sa. Stavi andando bene, dicevo. E quando, però? Vai a capire quando. Infatti. non è... Ah, Eevee. No, beh, Eevee cioè, è già stato voluto. È malgiolto. Sono la Snorlax. Ah, devo tornare da Snorlax? A sinistra della città. A sinistra della città, sì. Vedi che era lì, porca vacca. E perché non sei andato? Sopra lo Snorlax. Ma perché non c'era niente? Ho sbagliato, ho capito solo la posizione. Dirigiti a ovest e fermati poco prima dell'entrata alla pista ciclabile. Dovresti scorgere un albero che può essere abbattuto con taglio. Toglielo di mezzo, procedi per la nuova strada, arriverai ad una casa e intrappola con l'inquilino. Ah, devi entrare... Marco, nella casa. Sì, sono entrato. Quindi credo devi, che sia quello lì. Devi farti i cazzi degli altri. Esatto. Praticamente, come in ogni Pokémon. Eccola qua. Perfetto. Grazie signorina, sei stata molto gentile. Adesso finalmente il mio pigiama potrà imparare Volo. Va bene, Marco. Quale pigiama? Per favore, pigiama, puoi prendere Volo? Metti nel pigiama e voli via. Esatto. Gli togliamo questa merda di attacco che non l'ho mai usata. No, non è vero. Non posso togliere. Ma io a sto punto lo darei a Charizard, scusa. Così togli il pigiama. Raffica. Raffica togliamo. Ma cioè, Marco, perché non lo dai a Charizard? Perché mi dispiace. Scusa, Glielo diamo a Charizard. Così togli... Perché tanto tu stai tenendo pigiama solo per quello. Non serve. E glielo dai a Charizard e lì cambi e ne metti un altro. È che mi sembra sprecato. Cioè, più che altro... Ho capito che non ha molto senso metterlo su Charizard, però sta tenendo veramente un Pokémon solo per quello. È vero, però. E non lo sta mai usando. Boh. No, però effettivamente anche in chat mi consigliano. No, qualcuno mi sta dando ragione, altri... Come al solito dobbiamo fare il nostro pool anche di questo. Che palle! Ogni facciamo il nostro pool e ci mettiamo poco. È che io non lo voglio portare alla Lega pigiama, ragazzi, dai! Vedi. Allora, Volo... Cioè, due Marco, punti. Vai aspettiamo alla Lega nostro... pigiama, vai. Ormai tanto stiamo giocando... Non ho capito. Vabbè, infatti, già abbiamo Esprit, che per carità è fortissimo, adesso. Abbiamo scoperto che è una roba impressionante. Pigiama. Allora, a parte che non esagerate con i commenti che vi do... Un pugno nella faccia e vi ammazzo. Nadalus 99, grazie mille. Grazie. Ricordo ancora i miei tempi di Castle Crash. Madonna. Anche qua un minutino, perché sennò non andiamo più avanti. È la serie più democratica, esatto. Ma a me piace giocarlo con voi, è la mia idea. Lo faremo anche con gli altri Pokémon, ci sta. Però effettivamente non è che puoi andare alla però Lega la in Lega, pigiama. Cioè, a parte, cioè, pigiama, ci vuole un attimo di eleganza. Sono di i grandi quattro allenatori del mondo. Erano i super quattro, non i grandi quattro. Allora, direi che la mia idea ha avuto successo. I super quattro. Faccio un bow. Direi che la mia idea ha un po' avuto successo. Sì. 77 al 23%, sì. 78 okay. Ragazzi, qua. Qua, carta Marco, per cui devo insegnarglielo a Charlie. E quindi poi troveremo un altro Pokémon da sostituire a pigiama. Però effettivamente lo puoi dare a pigiama e poi pigiama lo togli prima degli scontri con la Lega, perché c'è il centro Pokémon. Ma almeno ne allena un altro intanto. Ma intanto me ne porto dietro un altro. Perché così è veramente... Beh, anche vero. Questa? Vorrei togliere braccia. Lo sai quanta gente ti odierà nei commenti di YouTube perché metti... Sicuro. Ah, però è democratico, qua abbiamo fatto votare, sono 350 voti. Esatto. Se vi state lamentando, se state premendo invio con ma non si fa, venite in chat su Twitch e non rompete, esatto, venite a votare qua. E potete votare. Comunque c'è Auditor, due mesi. Però mi posso riprendere tutto. Non mi danno il secondo mese, ma non ci sono. Grazie mille. Grazie. E poi c'è la tangenziale di Torino. Grazie mille. Leggere in privato, ok.
Ragazzi, però potrei riprendermi truppo così. Almeno per un altro po'. Complimenti, tangenziale. Felice che ti facciamo compagnia. Esatto, e complimentos. Eh sì, e not per il sociale, esattamente. No, ragazzi, io mi devo basare su quello che... Allora, i past... Aspetta, che devo fare un discorso. Allora... Past broadcaster. Se voi state guardando questa cosa, io non ero d'accordo, io l'ho lasciato votare la chat. Allora, se voi... aspetta, fammi finire questo concetto. Aspetta, i voti sono 300. I voti sono 300. Io devo dire una cosa. 7100. Tutti gli altri votano e vediamo. Allora, aspetta. Magari cambia. Aspetta. Io sto facendo questa cosa perché mi fido della chat. Io sto giocando con la chat e mi fido della chat. Se voi in past, se voi in past non siete d'accordo con questa cosa, venite tutti in live la prossima volta e votate. Esatto. E votate esatto. Per e comunque non dare ruolo alla chat. Perché si dice sempre chi non vota poi non ha diritto di lamentarsi. Esatto. Quindi però io non ero d'accordo con questa cosa. No, ho lasciato votare il pubblico. Sta tenendo un po' inutile solo per quella. Quando esatto. Può darla a un altro, che tanto è una mossa su quattro. E basta. Marco, ho sentito. Libera un poco. Marco, dimmi. Io voglio votare anche il pasta. No, non si può. Ah, no, se lo faccio, tolgo attacco d'ala. E fin qua ci siamo. Tranquilli. La cosa, non la cosa figa sarebbe che voi votate appunto di tenere solo Charizard. E poi dopo votate di abbandonare Charizard. Quando non ha più volo. Facile, no? Ragazzi, l'avete votato voi. Io mi baso sui vostri voti. Charizard avrà volo. Togliamo attacco d'ala. Togliamo attacco... Niente, non no, sta no. Cambiando. Togliamo attacco d'ala perché c'era... 70%. Esatto, infatti, era... vinceva, ma veramente quindi... in una maniera incredibile. Quindi, ragazzi, io lo gioco con voi, l'ho detto che l'avrei giocato con voi e lo voglio giocare con voi. Voi volete così e io lo faccio, anche se... Sì, che bello, che prendi un volo, CD, però. Lo metti in testa... Lo fico e violenza. Sì. L'ha fatto. Brava la Leria, vedi che te sai. Quindi, pigiama se ne può anche andare a breve, appena troviamo un altro Pokémon decente. Perché pigiama, ragazzi, a parte che l'ho già avuto alla Lega, ma poi basta. No, volo! Abruzzo Merluzzo ha donato 1,50€. No, WhatsApp. Questa è più bello volare sulle ali di Charizard, a posto che sul piccione. Quello è vero. Quello è vero. Donazione di San Valentino per i termo amorosi, grazie Abruzzo. Grazie mille. Grazie mille. Bel nome, Abruzzo Merluzzo. Ragazzi, allora, ma l'ha chiccato Corno, lo stavo per fare io perché ha rotto le balle. E comunque... E comunque questo appunto impedisce da rapida Shenanigans, bellissimi. Io c'ho già Lapras e pigiama. Guarda quanto è utile pigiama, qua vedrai. Vedrai, vedrai. Allora, io non mi ricordo cosa facevo l'ultimo canto, ma immagino facesse dormire. Faccio storo di raggio su Rapidash e aerassalto su Ninetales. Proviamo così. No, beh, adesso considerate che c'è la sostituire pigiama, quindi... Per adesso rimettiamo truppo, forse, a sto punto. Beh, truppo ce l'hai già. Corpo scontro mi pare mi fa anche danno a me. Ah, no, truppo va sostituito, è vero, è stato sostituito. Fa danno anche a me, se non sbaglio, corpo scontro, non vorrei dire stupidare. A parte che ha degli attacchi veramente brutti adesso Lapras. Piano piano gli dobbiamo insegnare. Beh, in caso si può rimettere truppo e al massimo poi lo sostituisci. Per il momento, almeno, visto che è un po' più forte lì. Paralizzato. Come fa già la prossima? L'ultimo canto fa morire tutti i Pokémon che lo ascoltano dopo 3 turni. Oh. Ostia. Vedi? No, gli dobbiamo insegnare qualcosa assolutamente, però. Perché... Facciamo contro... Facciamo così. Guarda pigiama che muore sempre, fa schifo. No, oggi non c'è proprio tutto. Quindi... Ma che succede da solo, forse? Invece... Ti confondi col riduttore, avete ragione perfettamente, amici. Già la presso per la scottatura. Sì, in caso prenderà Snorlax, comunque Snorlax è sempre carino. Ho anche Snorlax, che Snorlax... Cioè, io volevo fare delle run che non facevo quando da piccolo per i fatti miei. Perché... Snorlax l'ho avuto anche in sole. Ti dici, se no sempre quei Pokémon e basta. È più divertente almeno così per me. Anche per voi immagino, perché tutti abbiamo fatto più o meno le stesse scelte. Snorlax è un mostro enorme. Cioè, è un mostro enorme che è già al 30. Chi è che non l'ha tenuto Snorlax la prima volta? Eh sì.
come la maggior parte della gente che ha preso Charizard. Io poi l'ho, cioè Charmander, io poi l'ho preso perché l'avete deciso voi, come al solito. Perché anche per me è il più bellino. Io Squirtle, però no, ma sono allora, della prima generazione. Della prima generazione mi piacciono tutti e tre, tanto a me. Quindi andavo sul sicuro. Io torno subito al centro Pokémon dopo. Che poi bisogna dire che Charmander è per quelli che vogliono complicarsi la vita. Perché le prime palestre ti spari in bocca. Perché davvero ti spari in bocca. O che quella di Misty prendi un bello Sprout e la fai tutta. Sì, per neanche andare al centro Pokémon, Pokémon però. No, no, ma in realtà anche sono Odish, c'è Odish sopra Locaturi Odish che anche lui fa culetti. Fammi curare tutti e fammi posare Pigiama, che darà il suo addio. Ok, credo sono 46, ma tanto siamo tranquilli. Perché sei una persona triste, Elinel, per quello. No, io non prendo mai sempre lo stesso, anche se adoro i Pokémon di fuoco e i Pokémon di lotta, cerco sempre di prendere quello che mi piace di più, quella generazione, a livello visivo. Tranne per... Questa è Terra de Rose! Wild Freak, 1,50€. Grazie. Grazie mille, molto gentile. Anche se mi stimo in ritardo, a caso lavoro, guardo molte live in past. Tiro questi soldi a Marco per essere riuscito a cambiare Ciccio su Forte. Ah, attenzione. Sì, ragazzi, ieri. Lasciamo perdere. È stata una bella live anche lì. Allora, addio Pigiama. Ciao, salutate Pigiama. Ciao Pigiama. Impara agli angeli a volare. Impara agli angeli poi, impara. Ha detto Totò di. Allora, prendiamo Snorlax, che l'avevamo chiamato Pork in onore di Manu. Ritiriamo il nostro Pork. Per adesso ci teniamo lui. No, Sonic, per adesso no, poi vediamo. Attacchi aveva Pork. Cosa fa con le mani? Ragazzi, guardate Snorlax. Cosa fa con quelle mani? Non lo so. Cosa fa con quelle mani? Non lo so, stai buono. Grande Manu. Sta dormendo. Fa dei movimenti la pancia si gonfia perché fa dorme. Dei movimenti molto buffi, molto particolari. Allora, botto in testa, sbaglio, riposo russare. Mi piacciono tantissimo anche questi. Ho delle mosse da insegnare. Tanto non le insegno mai a nessuno. Fammi bene. Padascia. Mossa, riposo, attrazione, furto, scippo. Niente, non mi piace. No, ma non intendevo una cosa sessuale, Snorlax. Che faceva delle cose strane, non capivo. Ai ai ai. Come siete maliziosi, non mi veniva la parola. Allora, dove dobbiamo andare mo? Tutto a sinistra dobbiamo andare. Squadra, già là, però tutta... Per adesso è questa la nostra squadra, Luke. Segnatela più o meno. E andiamo verso sinistra. Ci sarebbe Ship of Pork. Ma porca vacca, ragazzi. Ma no, dobbiamo andare verso Snorlax poi, non dobbiamo andare di qua. State zitti. Ma poi quanta vozza può avere questo qua? Snorlax? Quanta vozza c'hai? È Snorlax, che cazzo ti aspetti da Snorlax, scusa? Ho capito. È vero anche quello. Eh. Sì, lo so, Pier. Dobbiamo andare verso... Non mi ricordo il nome della palestra, ma... È dove troviamo gli Spearow. Scappo, tanto non ci serve. È inutile fare un combattimento lì. Ciao, ti ricordi di me? Okay. Non mi ricordo, gli dico di sì. Infatti, non era vero, una bugia. Che vogliono questi? Fammi vedere. Voglio pure la voz, no, Franci. Vabbè, tutti abbiamo la voz. Più o meno evidente, tutti ce l'hanno. Infatti. Guarda che Franci, non dire stupidaggini, guarda. Si è girato in tempo. Non mi guardare, continuo a guardare di lì. Non posso scendere dalla bici. Piano piano, non mi guardate. Sono brutto, non mi guardate. Ma questi non fanno niente. E invece... Porca vacca. La mia testa, perché funziona male? Wheezing. Ah, ma gli hai parlato tu? Eh sì, perché ho detto tanto. Magari ci devono dire qualcosa di importante. Perché nebbia? Non funziona...
Il pad! Marco? Vabbè. Calmo! Tutto sta su. Sei su Tricky Tower, stai calmo. Devo comprarlo il pad, appena c'ho 50 euro che sono un poveraccio. Ma non potevi comprarlo mentre era in saldo, scusa? Ho fatto io. Poteva, ma non l'ha fatto. Poteva, ma non è possibile! Cosa... Marco? Che succede? Marco? Uno... Non va, non va il pad, di nuovo. Marco? Marco? Dai, Marco. Credo in te, Marco. Dai. Cosa stava guardando? Il bambino. Lo sto guardando, la mia fine in questo gioco. E niente, è andato in tutto questo. Ma usa la tastiera, Marco, perché no? Non abbiamo salvato, quindi non so dove saremo, riaffiamo. Ma usa la tastiera, Marco. Non funziona, devi chiudere e riaprirlo. Non ma prende automaticamente, dico, la tastiera. Ma perché devi usare il pad? Ma perché devo usare la tastiera? Cosa siamo negli anni 90? Sì, comunque qua ci sono tutte le percussioni di Trichità, non lo sbatteva. Sì, infatti. Questa è tutta colpa tua, Tutti i pad lanciati sul muro. Quali erano i tasti della tastiera? Erano ZX, ma non funziona. Uso il pad anche. Cavolfiori. Non eravamo troppo... No, meno male che ho il vizio di salvare, guarda. No, aspetta, siamo bloccati, che cacchio. Aspetta, fatemi sistemare. Devo rimettere swing out e poi rimettere qua. Rieccoci. Sono un po' triste, amici. Beh, non mi pare che sia tanto indietro. No, ma io ho il vizio di salvare sempre, fortunatamente. Ma ragazzi, non c'è bisogno, me lo regalate. Me lo compro io il pad. Stavo aspettando perché sono 50 euro. Se posso andarci calmo, visto che sto mese ho speso un sacco di soldi. Lo compro io, non vi preoccupate. Sono un poveraccio, lo compro. Però... era per vedere se migliorava un attimo la situazione, ma mi sa che niente, quindi... Via di qua. Schifosi. Non voglio saperne niente. È vero che non si ferma qua, Sochmel? E no che non si ferma, va tutto giù. Ora ti mangio, uguale. Non mi guardare, non mi guardare, non mi guardare. Tutti due, quindi state come ti trovi con il pad. Sono un po' diversi, quindi state... Mamma mia, mi frega! C'è il pad di Sea of Thieves? Sì, lo voglio. Lo volevo prendere, ma costa veramente tanto. Lo voglio, regalatecelo. Costa 90 euro. Ma non voi, quelli proprio di Sea of Thieves. Magari. No, perché quello siccome lo devo cambiare anch'io, lo vorrei. Sea of Thieves, regalaci le cose. Regalaci le cose. Ti pompiamo il gioco. Io ancora non ho il gioco, quindi. Sea of Thieves, dai. No, in realtà non costa così tanto. Costa uguale agli altri, costa 70 euro. Mortacci, l'altro costa 50 su Amazon. Io sto guardando sul sito ufficiale. E price è 69. Dresoide, li faccio gli allenatori, ma fuori dalla live. Non voglio farli in live. Se no avete solo combattimenti senza un avanzamento della trama. Poi se volete li faccio, decidete voi come al solito, però... No, troppi combattimenti. Sono veramente tanti qua. Mm-mm. Faccio l'ultimo canto perché lo voglio provare. Per poi morire e basta. Muore anche Lapras, tra l'altro. Infatti. Perché a livello 25. Ah, voglio provarlo, voglio vedere un attimo. Al massimo userei metallizzante. Sì, pad PS4 compatibile col PC. Però dai, la cosa buona è che, cioè, puoi shottare... Sì, muoio. È autodistruzione, praticamente. Ah no, dicono se lo togli però sopravvive. Lo volevo fare per provare, ma avete letto nella mente, amici, a posto. Sì, ragazzi, adesso... Comunque li alleno per i fatti miei, tranquilli. Ma perché fallisci? E non posso più usare i Perzan. E niente. Ma tanto se io aspetto ancora un po', quello muore da solo. Per cui mettiamo Maljolteon. Marco con la K. Sì,
Sì, tecnicamente adesso muore lui. Sì. Suo terzo turno. Eh sì. Sì, le grandi strategie. Sì, lo puoi usare 5 volte, però. Mamma mia, come vola! Vuol dire comunque uccidere 5 Pokémon è tanto, comunque, non è male. Eh beh. Soprattutto alla Lega. Manchi. Che, allora, non è che non è scarso, è che non ha mosse forti. C'ha corpo scontro, poi nebbia, stordiraggio, che vabbè. No, non è male comunque, sì, come mossa. Devi solo aspettare 3 turni. Sì, devi avere pazienza, vabbè, però, farti giocare di strategia. Se ci metti tipo un Pokémon, esatto, tipo Snorlax, che è alta difesa, che si riprende. È vero, è vero. Non è male, la coppiata ci sta. Fai brutto colpo. Puoi tranquillamente battere tutta la Lega. Ma perché in questa serie sono un mago io? Chiamo le cose. La caramella rara, i brutti colpi. Anche a mio sfavore, per carità, Insomma. Ma veramente sono un mago in questo gioco. E guarda per quanto non salgo. Machamp, ho paura. Machamp, ho paura però. Provo a fare un altro brutto colpo. Figurati. No, infatti, in verità Machamp è OP. L'utilità di quella mossa sta tutto nel fatto se l'avversario cambia Pokémon oppure no. Perché se cambia Pokémon esatto. Va bene per l'ultimo. Esatto. E ho premuto inseguimento che stavo leggendo la chat, che cacchio. Ragazzi, io ve lo dico, a parte che Machamp l'avevo già detto in altre live, è uno dei miei Pokémon preferiti, se non il mio Pokémon preferito. Anche se non piace a molti, lo so. Non so perché. Madonna, non, sei brutto. Non piace a molti, a me piace un sacco. Lui è veramente OP. Cioè, io Pokémon Sole. Da una parte non. Madonna santa, però. Lo stavo giusto dicendo. Non me lo sono goduto così tanto Pokémon Sole. Perché ho shottato tutti solo con lui. Io non l'ho usato lo starter. Mettevo Machamp e battevo tutti. E picchiava. È una roba impressionante, Machamp, quanto è forte. Infatti cambiano sempre a meno che sì, non sia sì, effettivamente la Lega si cambiano. Machop. Ma infatti è tutto un palestrato e basta. A me piace un sacco invece Machop. Tutti e tre, Machop, Machok e Machop mi piacciono un sacco. Grande Charizard, fortissimo, brutto colpo. Ma poi zucca pelata si chiamano, è vero? Non mi ricordavo. Scusate un attimo, ma come volevo... evolvi Machok in Machamp da emulatore, effettivamente? Mi hanno detto, mi ha scritto un ragazzo, che se apro due finestre dell'emulatore e me lo passo da solo funziona. Ma che cazzo? Me l'ha scritto un ragazzo, non proverò, però me l'ha scritto un ragazzo. Volevo provarlo, ma mi sa che non lo farò, a meno che non me lo chiedete voi e in qualche modo vedrò di fare. Tiro su Esprit. Poi mi devo comprare di nuovo Rivitalizzante Super Pozioni perché cominciano a essere meno. Ho sbagliato Pokémon. Ok. Allora non io direi sub, non di Yotobi, quindi non posso scrivere. Volete dire? Ah, ok, quella cosa di Alito, magari riferire. Perché io un carino lo sentiamo un pochino ultimamente. Sempre lo sentiamo meno. Entra quando riesce. È praticamente sempre in ufficio, quindi sì. Entra quando riesce, ma non è... Comunque, grazie per essere sabato da noi, non da Karim. Fai bene, bravo. Ma come fai bene? No, questa è d'erba, non lo puoi imparare. Hai pensato a Dragonite? E Dragonite sarebbe figo. Lo faccio... Non l'ho preso perché ce l'abbiamo nel Pokémon Random. Lo faremo lì. Non ho belle mosse, ragazzi. Non... Sono un po' triste. Ma cosa c'era? Vabbè, non credo ci sia. Ormai finiamoci sto pezzo e salviamo. Ah, che fastidio salire per sto pezzo sì. In salita. Mamma mia. Ok, qua è normale. Pokémon Random, prendi la versione che avevi già iniziato, no? Magari sì, sì, sì. No, prendo quella, sì, sì. Ok. Certo, cerco Goldar. Poi.
poi me lo chiami pistolino. Quando scambi gli allenatori te li ritrovi con i nomi tutti stupidi. Sì, quello è vero. Che fastidio. Eccolo Lapras. Ma noi abbiamo già Lapras. Cioè, un altro livello proprio, ragazzi. Ma che poi, che brutta idea la zona safari. C'è la mossa scippo. Tauros, come lo prendi? Ho la mossa scippo io, sì. Non puoi. E allora chiama, come dicono, chiama, come dice Loganelli, chiamalo Manu e fanno parlare scippo. Ecco. Antonio Albanese, vediamo cosa ci dice. L'elimina mossa. Vi invitiamo dopo a passare dal napoletano che fa la live, è finita la nostra. Esatto. Se vi va, c'è Manu che fa la live. Non c'è gatto stasera, c'è Manu. Chi è? Riposare la squadra, chi è? Gameplay a domicilio. Ma chi sarà? Ci speriamo nei giochi così. Per il primo mese di sub. Grazie mille, gentilissimo. Allora, io direi di salvare. Perché... No, non c'è gatto. Perché ci sono un po' di cose da fare in questa città, non voglio prolungarmi. C'è anche Marco se si ricorda. Ah, sì? Eh sì, te l'aveva chiesto stamattina, tu gli hai detto di sì. No, gli avevo detto che dipendeva se facevo la... se guardavo il film o meno. Non lo so, Manu, adesso vediamo. Allora, alla prossima! Vogliamo così? No, proprio... non chiudo. Allora, è stato come al solito molto divertente. Spero vi piaccia, vi continua. Però, beh, vedere i numeri che fa, direi, direi che vi piace, è una cosa che mi rende veramente felicissimo. Appunto, passate da Manu se riuscite. Vabbè, adesso lo raidiamo, quindi niente. E quindi, cliccate. Niente. Cliccate. Posto? Posto. Ci vediamo domani mattina con probabilmente Monster Hunter. Esatto. In verità, ma vabbè. Ciao belli. A domani. Grazie a tutti i sub, donazioni. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao belli.